Fiorita e luminosa giornata a voi tutti. Oggi siamo illuminati da una dolce e deliziosa poesia, ricamata di trasparente e armoniosa soavità floreale, di Czesław Miłosz, saggista e poeta polacco, di immensa potenza evocativa, simbolica e visionaria, di oscillazioni sensoriali. Premio Nobel per la letteratura nel 1980. In questa incantevole lirica l'autore celebra la bellezza appariscente, lussureggiante ed elegante della peonia, simbolo di pace, prosperità, amore, affetto e nobiltà d'animo. Nel mito greco, Paeion, allievo di Asclepio, il dio greco della medicina, venne trasformato in fiore di peonia da Zeus per salvarlo dall'ira terribile del maestro, invidioso del suo immenso talento. Inoltre, il succo di peonia, presente ai piedi del Monte Olimpo, venne fatto bere alla dea Leto per aiutarla a partorire i due gemelli, Apollo ed Artemide. L'incanto di questo vistoso e prosperoso fiore vellutato dall'effluvio intenso, persistente e voluttuoso e dolcissimo sprigiona il suo splendore nel gesto soave della madre del poeta che contempla rapita ed affascinata lo scrigno e il mistero celato nei suoi infiniti petali di dolcezza che sfiorano i suoi pensieri e la fantasia dei teneri bambini che splendono di scintille fatate che si posano sui loro volti. Una visione incantata, di stupore fiabesco e magico, aleggia nei magnifici versi. Anche noi, inebriati dalla seducente grazia profumata delle peonie, ammiriamo il fiorire maestoso della vita. Presso le peonie di Czesław Miłosz. Le peonie fioriscono bianche e rosate, e in ciascuna, come in un fragrante vaso, sciami di bombi conversano tra loro, perché il fiore ad essi per dimora è dato. Mia madre sta in piedi sull'aiuola. Prende in mano una peonia e apre i petali e a lungo guarda nelle terre peoniane, dove un istante è come un anno intero. Poi lascia andare il fiore e ciò che pensa ripete a voce alta a sé e ai bambini. Il vento culla il verde fogliame e macchioline di luce corrono sui visi. Vi ringrazio del vostro soave ascolto.